Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di Kodak Black, una delle figure del rap americano più discusse degli ultimi anni, sia per quanto riguarda le sue skills da rapper, ma anche per tutti i problemi legali che lo coinvolgono. Come sempre, prima di cominciare, vi invito sin da subito a lasciare un mi piace, un commento, se non lo siete iscrivetevi al canale e magari scrivetemi anche il nome di qualche rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Deuzon Octave, ribattezzato poi Bill Kahan Capri, è nato l'11 giugno 1997 a Pompano Beach in Florida. Ha origini haitiane in quanto la madre ai tempi era un'immigrata e i due inizialmente vivono in una casa popolare a Golden Acres. Comincia a rappare sin da subito dalle scuole elementari e una volta finite le lezioni spesso andava in una trap house proprio per registrare le sue canzoni. La maggior parte della sua adolescenza la passa a leggere libri di grammatica o più in generale dizionari in modo tale da poter allargare il suo vocabolario. Nonostante questo, prendeva parte molto spesso nelle risse che succedevano a scuola e in quinta verrà espulso proprio per questo motivo, mentre alle medie verrà direttamente arrestato per furto di auto. Il suo primo nome d'arte è Lil Black, creato da lui all'età di 6 anni. Più avanti ne cambierà qualcun altro, ma soprattutto quando arriva il momento di iscriversi a Instagram, sceglie il nickname di Kodak Black, dove Kodak appunto indica tutto quel mondo di stampe, fotografie e quant'altro. Comincia a prendere più sul serio la musica nel 2009, all'età di 12 anni entra nel suo primo gruppo musicale, Brutal Youngins. Più tardi farà parte anche dei The Colinos, ma è solo nel 2013 che arriverà il suo primo mixtape, Project Baby. Segue nel 2014 Heart of the Project e nel 2015 Institution. Ma ciò che davvero gli dà una bella spinta in termini di hype e popolarità è Skirt, un singolo del 2015 con tanto di video su YouTube che verrà anche repostato da Drake sui suoi social. Lo stesso anno firma un contratto con la casa discografica Atlantic Records e inizieranno anche ad esserci i primi problemi legali. Viene arrestato a Pompano Beach con le accuse di rapina, aggressione, falsa reclusione di bambino e possesso di marijuana, tuttavia più tardi verrà rilasciato. Durante il 2016 non se la spassa benissimo per via di una serie di problemi con la giustizia che lo perseguiteranno durante tutto l'anno. Ad aprile viene arrestato, sempre in Florida, per possesso d'arma da fuoco da parte di un condannato, quindi evidentemente avrà occultato un'arma di un suo amico che è risultato colpevole in qualche crimine, possesso di marijuana e fuga dalla polizia. Un mese dopo, stessa storia, rapina a mano armata e falsa reclusione, questa volta però viene messo in custodia. A giugno esce Lil Big Pack, il suo quarto mixtape che diventerà anche il primo commerciale in quanto esordisce al posto numero 49 della classifica Billboard. Lo stesso mese rientra nei 10 nomi designati da XXL per il Freshman Class del 2016. Una anche delle edizioni più epiche di sempre, ormai lo dico ad ogni video. Ad agosto si presenta in tribunale a Fort Lauderdale, sempre in Florida. Al processo hanno assistito diversi manager della sua casa discografica, tra cui il vicepresidente, che afferma: Kodak Black ha un futuro limpido come cantante. Tuttavia il rapper non contesta alcuna delle accuse che gli viene fatta e in seguito ad un patteggiamento si becca un anno di arresti domiciliari, 5 di libertà vigilata, svolgere servizi utili alla comunità e prendere lezioni per gestire la rabbia. In cambio di questo gli sarebbe stato permesso di andare in tour in tutto il mondo. Prima di essere rilasciato dal carcere di Broward County, però, la polizia ha scoperto altri due mandati penali, uno riguardante violenza sessuale, quindi uno stupro, mentre l'altro contenente due capi di accusa sempre per possesso di marijuana. Quindi a questo punto la dinamica cambia e Kodak non viene più rilasciato dal carcere di Broward County. Arriva a settembre e si ritrova ad affrontare un nuovo processo per via di questi due nuovi mandati. Stesso modus operandi di prima, non contesta alcuna delle accuse e viene condannato ad altri 4 mesi di carcere. La giuria tuttavia ha tenuto conto del periodo che ha passato in custodia e ha deciso di considerarlo come un inizio della pena da scontare. Oltre a questi 4 mesi aggiuntivi, gli viene anche revocata la patente per un anno. Viene quindi trasferito a Florence in South Carolina per affrontare le accuse riguardanti lo stupro.
Cipro. Secondo quanto dice la vittima, Kodak si stava esibendo a Treasure City in Florence e alla fine del live i due sarebbero andati in una stanza d'hotel. Kodak disse alla tipa che non si sentiva molto bene e nel mentre quest'ultima si recava da lui per aiutarlo, le ha tolto i vestiti iniziandola a stuprare. Tutto ciò mentre poi la ragazza gridava per aiuto. Viene poi rilasciato il 1 dicembre 2016 dopo aver pagato una cauzione di $100,000, ma farà ritorno in tribunale nel 2017. Come potete notare, anche da solo questo anno, l'intera carriera e vita di Kodak Black viene perseguitata da problemi legali. Nonostante questo, lui come artista è molto attivo e possiamo dire che il 2017 per lui è a tutti gli effetti l'anno della svolta. A febbraio esce Tunnel Vision, una delle sue hit più grandi tuttora. Debutta al posto numero 27 della chart di Billboard, conquistando poi settimana dopo settimana la sesta posizione e diventando così la prima hit di Kodak Black in top 10. Sempre lo stesso mese viene arrestato per aver violato la libertà vigilata. A marzo invece esce Painting Pictures, il suo primo album studio che debutta al terzo posto in classifica Billboard vendendo 71.000 copie. Anche questo per Kodak è un record. Vi ricordate delle lezioni per gestire la rabbia? Bene, ad aprile torna in tribunale e questa volta c'è Ramona Sanchez, la sua consulente del corso. Testimonia contro Kodak dicendo che ruttava costantemente durante le lezioni e che quando gli è stato chiesto di andarsene ha rifiutato. Allora Ramona lo ha minacciato di chiamare la polizia e quando lo stava per fare Kodak gli ha afferrato il polso bloccandole il telefono. Di conseguenza ha consigliato alla giuria di fargli seguire delle lezioni individuali e non più di gruppo. Il 4 maggio viene condannato a un anno di carcere nella prigione di Broward County per aver violato la sua libertà vigilata. Gli viene offerta un'uscita anticipata in caso riuscisse a completare un life skill course, in poche parole buona condotta, e difatti il 5 giugno dello stesso anno esce. Per lui però un anno ancora da scontare agli arresti domiciliari e 5 di libertà vigilata. Ad agosto droppa Project Baby 2, il sequel del primo capitolo uscito nel 2013. A mio avviso tutt'oggi il suo miglior progetto, completo sotto ogni punto di vista, presenta ogni sfumatura dello stile di Kodak, dalle tracce un po' più savage anche al lato un po' più sentimentale. Verrà supportato anche da una deluxe edition contenente Codeine Dreaming, un singolo in collaborazione con Lil Wayne. Il 2018 non si apre nel migliore dei modi, viene arrestato all'interno della sua abitazione in Florida con diverse accuse derivanti da una live su Instagram. In questa diretta si vede Kodak passare della marijuana e dell'arma intorno a un bambino, quindi immagino così un po' come gioco, e viene inizialmente accusato di 7 reati: negligenza infantile, furto d'arma da fuoco, possesso d'arma da fuoco e possesso di marijuana. In tutto questo gran casino esce un album, Heartbreak Kodak, droppato proprio in occasione di San Valentino, quindi il 14 febbraio. All'interno viene inserito il singolo Codeine Dreaming con Lil Wayne e c'è anche un altro feat, Tory Lanez, nella traccia Fuck With You. Davvero molto carino come progetto, in questo caso prevale un lato di Kodak, quello più emotional, e devo dire che lo reputo anche questo uno dei suoi migliori progetti in assoluto. Tornando al discorso legale, alcune di queste accuse cadono, mentre per le restanti Kodak si dichiara non colpevole. Alla fine, il 17 aprile, viene condannato ad un anno di carcere, con sempre la possibilità di uscire prima per buona condotta, e difatti uscirà definitivamente il 18 agosto dello stesso anno. Il 14 dicembre rilascia Dying to Live, il suo secondo album studio. Viene supportato da vari singoli, tra i quali Zeze con Travis Scott e Offset, Calling My Spirit e altri. All'interno troviamo anche Lil Pump e Juice WRLD come featurings. Il progetto debutta al primo posto della chart Billboard, quindi già di base un record per Kodak, vendendo anche 89.000 copie. Nel 2019 invece, musicalmente parlando, non è tanto attivo, ma come sempre non mancano i problemi con la legge. Ad aprile, mentre cercava di tornare negli States dal Canada, viene fermato alla dogana dopo che gli agenti trovano nel suo veicolo una Glock e della marijuana, immancabile. La cauzione viene fissata attorno ai $20,000-$40,000 e il giorno dopo viene rilasciato,
però gli annullano due concerti. A maggio invece, mentre si preparava ad esibirsi a Rolling Loud, viene arrestato dalla polizia di Miami ed agenti federali, proprio prima della sua performance. Questa volta le accuse a suo carico sono possesso d'arma da fuoco e falsa dichiarazione su una forma governativa. In poche parole, aveva mentito compilando un modulo per acquistare un'arma nel gennaio 2019. Come sempre, il problema in questi casi è uno, e sono i federali. Quando c'entrano loro vuol dire che la situazione è amara, e infatti Kodak Black rischia fino a 10 anni di prigione. Oltre a queste due ultime accuse, vengono anche considerati i suoi innumerevoli e costanti arresti, alcuni più gravi di altri, tanto che Kodak viene considerato un pericolo per la società. Tuttavia, il 13 novembre 2019, dopo un patteggiamento, Kodak si becca 46 mesi di carcere, che comunque in confronto ai 96 che rischiava, direi che è un ottimo risultato, soprattutto tenendo conto che durante la custodia si era scontrato con una guardia. L'11 novembre 2020, ecco Bill Israel, il suo terzo album studio. La cosa interessante di questo progetto è che, come già dal titolo e anche dalla cover si nota, fa riferimento alla religione ebrea israelita, a cui Kodak si converte proprio durante il periodo di detenzione dopo aver studiato dei libri con un rabbino, ed è anche per questo motivo che cambierà il suo nome da Deuzon Octave in Bill Kahan Capri. L'11 marzo 2020 il rapper si dichiara colpevole per quanto riguarda il possesso d'arma da fuoco trovata sul confine America-Canada, e per questo rischierebbe dai 2 ai 7 anni di carcere. Tuttavia, a sorpresa, completamente senza alcun tipo di logica, il 19 gennaio 2021 Donald Trump decide di perdonare Kodak Black, facendolo quindi uscire dal carcere. Fatto sta che comunque i suoi problemi legali non sono ancora finiti, in quanto rimangono da affrontare le accuse riguardanti lo stupro nella camera d'albergo a Florence. Il 28 aprile si dichiara colpevole, ma in parte e non di ogni accusa che gli era stata fatta, e si becca un anno e mezzo di libertà vigilata. Il 14 maggio droppa Haitian Boy Kodak, un EP di 8 tracce dove, specialmente nella cover, rende omaggio alle sue origini haitiane. Dopo averlo droppato, però, rimane abbastanza deluso e frustrato da come è andato commercialmente questo lavoro, perché vende solo 22.000 copie e accusa i propri fan di aver voltato le spalle al gangsta rap. Insomma, il solito Kodak. Dopodiché esce anche Happy Birthday Kodak, un EP di 4 tracce droppato in occasione del suo 24esimo compleanno l'11 giugno 2021. Attualmente per oggi è tutto. Chiaramente ha continuato a droppare qualche singolo, qualche featuring, ma su un suo eventuale prossimo progetto si sa davvero poco. Per quanto riguarda invece la situazione giudiziaria, è in libertà vigilata, nella speranza che in primis lui non faccia stronzate, ma soprattutto che non escano nuove accuse risalenti a anni fa o robe varie. Voi cosa ne pensate di Kodak? Con quale canzone l'avete scoperto? Con quale album? Se avete un progetto o una traccia preferita, scrivetemela qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina così non vi perdete ogni video che carico, condividete questo con quanta più gente volete e potete, con tutti i fan che conoscete di Kodak Black. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.